Ospite in radio oggi il nuovo presidente della provincia di Savona, Monica Giuliano, che è anche sindaco di Vado Ligure. Allora, parlando proprio di Vado Ligure, nello specifico, intanto c'è qualcosa di importante da dire che riguarda il porto, vero Monica? Ma sì, su questo noi diciamo abbiamo dato un impulso diverso, che è quello di concretizzare al più presto la realizzazione dell'opera e di tutto quello che è collegato ad essa, quindi infrastrutture, porticciolo turistico, cioè l'idea di riprendere in mano questo percorso e accelerarne la realizzazione, come era già stato previsto in un accordo di programma del 2008. Quindi questa è la prima fase. Poi c'è un'altra che mi vede impegnata in questi mesi, è il completamento dei fondi POR. Sempre nel 2008, come precedente amministrazione, avevamo ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro, più una parte diciamo comunale per un budget di 12 milioni, per rifare una buona porzione del territorio, quindi tutto il fronte mare, la Villa Groppallo, le aree esterne, una parte di Porto Vado. Questi fondi sono stati per qualche anno un po' lì fermi, e quindi da giugno abbiamo ridato un'accelerazione e oggi abbiamo cantierato praticamente tutto, abbiamo quindi questo importo così importante che permetterà la realizzazione del rifacimento di buona parte del nostro territorio. Credo che sia una grande conquista per un comune di 8.000 abitanti riuscire a spendere in poco tempo 12 milioni di euro in opere pubbliche, credo che sia un grande risultato.